questa tra l'altro non costituirebbe neanche una novità. Per il numero uno dell'ente nazionale aviazione civile sarà la regione a dover valutare se ritenere strategico il finanziamento, considerato che c'è un ritorno economico e commerciale sul territorio. L'ENAC, ha aggiunto Riggio, dal canto suo sarà impegnata al massimo nell'avviare e collaudare la struttura. C'è uno stanziamento regionale per garantire la procedura di avvicinamento e la gestione della torre di controllo. Questo a seguito del fatto che, come tutti sanno, il Ministero dell'Economia non ha autorizzato l'ENAV ad assumere nuovi aeroporti in carico, anzi suggerisce all'ENAV di ridurre la sua presenza per contenere le spese statali. Probabilmente questi quattrini stanziati dalla Regione non basteranno perché coprono solo un biennio, e a meno che non si adotti, come noi suggeriamo, una formula molto meno costosa, cioè quella dell'ATIS, che però sembra non stia bene ad alcune pretenziose compagnie tipo Ryanair, che dovrebbero fare il miracolo in tutta Italia. E a questo punto la mia tesi è che se non si vuole continuare a tenere chiusa un'infrastruttura per cui la Regione ha speso 50 milioni, forse meno, ma insomma comunque un cospicuo investimento, e che potrebbero dare sviluppo e occupazione ad una parte significativa della Sicilia centro-meridionale, bisognerà che la Regione faccia un conto, come ha fatto la Regione Puglia, e veda se non ritiene di finanziare questa infrastruttura nel suo funzionamento almeno fino alla fase del break-even, quando poi dovrebbe camminare con i suoi piedi.